perde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Cari amici di Verde di Rabbia, oggi vi parlerò di un progetto bellissimo che ha per protagonisti 40 ragazzi che si sono riappropriati di alcuni spazi verdi in stato di abbandono nell'Istituto Tecnico Economico Le Noci di Bari e hanno realizzato due orti sociali, un'aula giardino e un grande spazio verde. Un bellissimo progetto che ha unito il rispetto per l'ambiente all'impegno sociale, perché questi frutti prodotti in questi campi verranno poi donati alla parrocchia di San Sabino di Japigia. Andiamo a scoprire. You've got to manage. Siamo nell'Istituto Le Noci con i due coordinatori di questo bellissimo progetto ambientale, la professoressa Flavia Bianconi e Cristiano Scardia, che conosciamo bene, delegato regionale dei Rangers d'Italia della sezione Puglia. Dobbiamo ricordare che questo progetto è stato fortemente voluto dal preside della scuola, il professore Olivieri, che in questo momento non c'è, ma ci saranno appunto loro per descriverci bene questo progetto. Incominciamo subito chiedendo alla professoressa in cosa è consistito e quando è nato. Allora, buongiorno. Dunque, il progetto è nato a inizio dell'anno scolastico con l'idea di appropriarci degli spazi esterni. Appropriarsi degli spazi esterni vuol dire ridare dignità ai giardini che erano un po', come dire, avevano subito l'incuria di qualche anno, per cui abbiamo creato un green team, una squadra verde, con l'aiuto appunto dei Rangers d'Italia. I ragazzi del primo e del secondo anno hanno cominciato a preoccuparsi della pulizia, proprio del raccogliere la vera e propria immondizia di cui era pieno purtroppo questo giardino. Dopodiché siamo passati alla creazione, attraverso la cooperativa Semi di Vita, dell'orto sociale. Abbiamo fatto due appezzamenti, uno dedicato alla coltura delle rape, l'altro dedicato alla coltura di legumi, nella fattispecie fave e piselli. Come hanno reagito i ragazzi all'inizio quando si sono trovati di fronte a questo progetto, che comunque ricalca un po' quegli antichi mestieri di una volta che sono stati un po' abbandonati? Allora, all'inizio, come tutti i ragazzi, spaesati, un po' titubanti sulla cosa, un po' non volevano sporcarsi, come si vuol dire, le mani. Poi hanno capito che mettere le mani nella terra non è niente di male, anzi, da un gruppo di ragazzi che sembrava un po' più esiguo, la professoressa ha preso molte più adesioni, è diventato quasi una cosa, come si suol dire, ha preso piede nella scuola e molti ragazzi si sono avvicinati in più ai primi 30 in partenza, poi sono diventati più di 40. È una vera e propria educazione civica, perché i ragazzi hanno incominciato a capire cosa significa buttare la carta a terra. Probabilmente questo è il messaggio che vogliamo far passare. In più, questi ragazzi avevano poca attitudine, poca conoscenza, come tutti i ragazzi di oggi, con quello che è il verde. Nelle giornate più brutte abbiamo fatto anche un'attività, come si suol dire, simpatica, che è quella della decorazione di cassette, tegole, insomma, abbiamo un po' unito un po' una serie di attività. Ci troviamo proprio dove ci sono questi due orti che sono stati coltivati dai ragazzi. Ci vuole spiegare nel dettaglio cosa siete riusciti a raccogliere? Allora, questo primo orto è l'orto dedicato alla coltivazione delle rape. Più in là invece abbiamo un orto dedicato alla coltivazione di legumi, piselli e fave. Gli orti li abbiamo organizzati e creati insieme alla cooperativa Semi di Vita e i ragazzi hanno effettivamente piantato le piantine e si sono occupati di zappare, diserbare, irrigare. Infatti abbiamo anche creato un buon sistema di irrigazione e quindi, come dicevo prima, un primo raccolto è già stato effettuato. Adesso a fine maggio raccoglieremo i legumi. E c'è anche un'aula giardino, che è una novità. Abbiamo creato un'aula giardino in una zona un po' piombrata, dove a partire dai prossimi giorni e nei primi periodi dell'anno, o quando comunque il tempo lo permetterà, i ragazzi potranno fare lezione all'aperto, proprio per sfruttare al meglio gli spazi che hanno curato in questo anno scolastico. Cristiano, questa iniziativa, che appunto in collaborazione con i Rangers, andrà anche in altre scuole di Bari?
Beh, veramente già ne abbiamo una in itinere con la Manzoni Lucarelli, dovrebbe iniziare una scuola media di Ceglie. Ovviamente dipende tutto dal nostro personale, perché fare queste attività sicuramente comporta uno sforzo umano, cioè c'è bisogno proprio di materiale umano, come si suol dire. Certo, anche altre organizzazioni sicuramente penso che si prodighino a fare queste attività, diciamo, di orto sociale, comunque di recupero di quello che è lo spazio verde, che è la cosa più fondamentale. Grazie a Cristiano Scardia, alla professoressa Bianconi, e noi di Verde di Rabbia vi lanciamo un messaggio. Se avete anche voi un terrazzo o un pezzo di terra, provate a coltivare, a creare anche voi un orto sociale. La vostra mente e il vostro corpo vi ringrazieranno, e anche l'ambiente. Ciao, alla prossima! Amici di Verde di Rabbia, ci siamo lasciati alle spalle le festività della Pasqua di Resurrezione e siamo qui nel centro di Bari per parlare di un posto che avrebbe anche lui bisogno di una risurrezione, avrebbe bisogno di qualche miracolo. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ci troviamo nel quartiere Carrassi, in un parco il cui nome evoca colori, leggerezza, allegria, infatti si chiama il Parco degli Aquiloni, quindi adesso calatevi in questa ambientazione onirica, bucolica di allegria, felicità, e adesso dimenticatevela, perché si chiama il Parco degli Aquiloni, ma piano piano sta diventando il cimitero degli aquiloni, perché c'è un po' di noncuranza, un po' di vandalismo. Andiamo a vedere, andiamo. Il parco si trova al centro di tante palazzine, infatti è molto frequentato. Quelli alle mie spalle non sono figuranti, ma sono persone che ogni giorno vengono a vivere il parco. Tanti bambini, ci sono tante giostrine. Il problema di queste giostrine è che alcune sono rotte, quindi pericolose, altre sono inagibili, quindi inutilizzabili. E su quelle rotte i bambini ci giocano comunque e rischiano ancora di più di farsi male. No está bien. Come se tutto questo non bastasse, qualcuno ha preso il parco anche come un luogo dove abbandonare i rifiuti. Qualcuno ha lasciato una grossa fotocopiatrice. Ora, l'idea di avere l'ufficio dentro il parco è bellissima, sarei molto contento di lavorarci, ma non è così che funziona. E secondo, tu che hai abbandonato la fotocopiatrice, ricorda che tramite il numero di matricola si può risalire a chi appartiene a questa fotocopiatrice, quindi sei doppiamente stupido. Inoltre ci sono un po' di rifiuti abbandonati qua e là, qualche cestino rotto, e non va bene. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale qualcosa sul parco e ci ha detto che è già previsto nell'appalto playground. Sono previsti lavori appunto per il Parco degli Aquiloni. E a proposito di aquiloni, noi vogliamo fare un augurio a chi viene qui a vandalizzare il parco. Noi gli auguriamo di diventare loro stessi degli aquiloni, in modo che volino via, lontani, spinti dal vento, e non tornino mai più in questo parco. Ush. Buongiorno cari amici di Verde di Rabbia, vi vedo un po' appesantiti, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, avete mangiato molto, Beh, dovete correre come faccio io per perdere chi, ci vediamo tra poco, inizio il servizio. Cari amici di Verde di Rabbia, buongiorno, oggi parliamo di porta a porta, mi spiego meglio, non parleremo certamente di venditori di aspirapolvere, né tantomeno di promotori di credi religiosi, né ovviamente della trasmissione di Bruno Vespa, bensì della raccolta dei rifiuti porta a porta che piano piano sta prendendo piede nel cuore della città di Bari dopo le prime apparizioni nei comuni limitrofi e nella cosiddetta zona 1. È la volta adesso infatti della zona 2, con l'incombente inizio della raccolta dei rifiuti porta a porta nel quartiere Stanic, successivamente toccherà al quartiere San Paolo. Ma di che informazioni avete bisogno? È presto detto.
Iniziamo col dire che a partire dallo scorso martedì 23 aprile è cominciata, naturalmente gratuitamente, la distribuzione del kit e del materiale informativo relativo al giusto conferimento dei rifiuti. Questa distribuzione è stata assegnata a un personale specifico. Muniti di tesserino e pettorina ben riconoscibile, questi informatori ambientali, da nome così accattivante, stanno passando per le vostre case per la distribuzione del materiale, ma non abbiate timore perché qualora non foste reperibili potrete recuperare tutto il materiale anche personalmente. Basterà recarsi all'ufficio preposto in via Vincenzo Ricchioni 1 dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19 tutti quanti i giorni, tranne naturalmente le domeniche. Ma bando alle ciance, in che cosa consistono questi kit? Innanzitutto dobbiamo sottolineare il fatto che ne esistono due tipologie, uno per condomini con un numero massimo di 8 unità abitative e un altro dalle 8 unità abitative in su. Per quanto riguarda il primo, il kit consiste in un piccolo bidoncino per l'umido, per l'organico, quello che noi solitamente utilizziamo sotto al lavandino, e uno più grande per la raccolta settimanale complessiva dell'organico con una capienza di 20 litri. Successivamente verrà anche consegnato un bidoncino con una capienza di 40 litri per la carta, un altro sempre capienza 40 per l'indifferenziato e un altro sempre capienza 40 litri per il vetro. In più una fornitura annuale di buste gialle sia per la plastica che per la carta e di buste biodegradabili per l'organico. Per la seconda tipologia di kit invece non esiste nulla di tutto questo perché verranno naturalmente utilizzati i bidoni carrellati. Inoltre però c'è un'informazione in più per tutte quelle famiglie che hanno degli infanti oppure a casa purtroppo persone malate costrette a stare a letto, i cosiddetti allettati, sarà consegnato un altro bidoncino nel quale poter gettare per esempio i pannolini o i pannoloni. E per quanto riguarda invece gli orari di conferimento è molto semplice, per tutte quante le utenze domestiche tutti i contenitori dovranno essere esposti dalle 21 alle 24 il giorno prima della raccolta dei rifiuti, è molto semplice. Bene cari amici, io riprendo la mia corsa per perdere i chili persi, voi mi raccomando fate la differenziata, fate una bella raccolta differenziata e riciclate perché è questo che dovrebbe essere il vostro hobby più importante. Un abbraccio! Di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.